Nel 1923 fu fondata la Banca Meridionale di Credito ad opera di Raffaele Paolillo, Felice Iodice e Francesco Casale. La sua attività durò solo 5 anni a causa di una gestione non sempre oculata, che portava a concedere ai depositanti interessi molto alti nel tentativo di attrarre nuova clientela. A ciò si deve aggiungere la politica finanziaria del fascismo tendente ad eliminare gli istituti di credito cittadini a vantaggio di quelli nazionali. Da questa politica uscì comunque indenne la Banca di Andria, fondata con capitali andriesi e barlettani. Essa aprì una filiale a Barletta nel 1925, al primo piano di Palazzo Cafiero in corso Vittorio Emanuele, ove è rimasta fino all'inizio degli anni 80, quando, trasformatasi in Banca Centro Sud con maggioranza azionaria del Banco di Roma, si trasferì in via Imbriani 29. Sin dall'inizio acquistò credito da parte della popolazione sulla base dei prestiti su pegno, che costituirono gran parte della sua attività nei primi decenni, tanto da fare in tale operazione concorrenza allo stesso Banco di Napoli. In seguito, con il cambiare dei tempi e delle necessità, le sue operazioni diventarono molteplici, distinguendosi particolarmente nel settore del credito agrario.